Amiche e amici di Eleven Sports, benvenuti nel nostro locus amenus, benvenuti al Palavis, è Gianmarco Tiralongo che vi saluta e vi introduce la 27esima giornata della Serie A Beretta. Il match è Bressano Cassa di Trento, Raimon Sassari. Al mio fianco, come al solito, per la consueta analisi tecnico-tattica, c'è Francesco De Vigili. Francesco, buonasera anche a te, anzi buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti gli amanti della pallamano e buona partita a te Gianmarco. Bressano che arriva ringalluzzito ma soprattutto rinvigorito dal successo in trasferta nettissimo col Cassano Magnago, è finita 27-20 per il gialloneri al Palatacca. Due punti anche per i Sassari nella scorsa giornata, un 33-30 sull'Eppan molto sofferto, raggiunto solo nel finale, addirittura gli altoatesini erano in vantaggio a fine primo tempo, poi Nardin l'ha ribaltata. Come dobbiamo annunciare una bomba però, Francesco, perché in panchina si siede oggi Lorenzo Vosca al posto di Magisserra, che è stato esonerato nella serata di ieri, quindi ribaltamento anche in panchina per la Raimon Sassari, che si presenta qui al Palavis, quindi con il vice allenatore, traghettatore penso ad interim sino a fine stagione, una stagione che ormai è quasi compromessa perché i Sassari erano in lotta per lo scudetto, ma ormai sono 5 le lunghezze che lo separano dal Conversano, che ha anche 2 gare in meno e che addirittura potrebbe laurearsi campione d'Italia sabato 22 maggio prossimo proprio contro i Sassari. Sì, hai detto bene Gianmarco, una bomba che noi l'abbiamo appena saputo di questo cambio in panchina della squadra del Sassari. La partita di oggi, cerchiamo di dimenticare la partita dell'andata, forse la partita dove noi sicuramente non abbiamo espresso la nostra pallamano. Dopo 10 minuti della partita potevamo anche tornare a casa e ora oggi cerchiamo di giocare a pallamano, di far vedere che anche noi ci siamo e di provare a giocarci la partita contro questa grande squadra. Sono infatti 3 i precedenti tra le due formazioni, tutti giocati all'esterno del Palavis praticamente, perché il primo confronto in terra sarda nella scorsa stagione è terminato 22-18 per i rossoblù. L'andata anche di questa Serie A 2020-21 ha visto vincere gli uomini di coach Vosca 27-21, successo che vi ho accennato, mentre l'altro precedente, Coppa Italia, si è giocato a Sasso Maggiore Terme, qui Paraloizos su Berzic, e ha visto prevalere ai tiri di rigore il Bressano, che ha raggiunto la terza piazza, adesso anche il vantaggio 1-0, la firma è di Andrea Argentin. 1-0 quindi per gli uomini di Sandro Fusina, mentre adesso è Vieira a gestire questa palla insieme a Bruno Berzic, figlio d'arte, tra l'altro lui conosciutissimo nel panorama nazionale, oltre per aver militato con la selezione azzurra, 4 presenze e 3 reti, tutte nelle qualificazioni mondiali 2017, tutte realizzate proprio contro l'Austria, una nel match d'andata, 2 nel match di ritorno a Maria Endelos, mentre riprende il gioco dalle mani di Stabellini, ex del match, ha militato nel Bressano tra il 2015 e il 2017. Frattempo palla al Sassari e tiro dai 7 metri, si incarica della battuta Nardin contro Loizos. Vedremo, ci sarà la seconda parata del portiere giallonero, e invece no, è la prima rete del Sassari, porta la firma di Giovanni Nardin, lui che dall'Oriago è passato poi al Fondi ed è approdato in terra sarda, fresco di rinnovo, rimarrà con la Raimond fino alla stagione 2023-24. Nel frattempo anticipo e contropiede, trova, ribalta praticamente il parziale
nel giro di 30 secondi il Sassari con Nardin e Felipe Braz si riporta sul 2-1. Palle perse che sono state, Francesco, la causa anche della sconfitta della gara d'andata. Sì, chiaramente le palle perse, brutta palla persa su un passaggio un po' troppo lungo di Dallago, il centrale è rimasto fermo e non è andato incontro al pallone. Prima palla persa, ora Dallago si rifà e firma il pareggio. Bucata la difesa di Sassari. Sassari che ha iniziato questa partita con il secondo portiere Spanu e ha lasciato il portiere Kiepulski momentaneamente in panchina. Ora c'è una munizione per Dallago che aveva rubato la palla ma era entrato nel cerchietto dei 3 metri, cosa non possibile, rilevata dall'arbitro, fa bene a fischiare, palla al Sassari. Noi difendiamo in 6-0, la prima sorpresa è Sontacchi che gioca terzo in difesa, non fa il cambio, Sontacchi con Argentin, Giongo e Dallago secondi, Di Maggio e Fadanelli numeri 1. Giongo ritornato arruolabile, non c'è nella trasferta di Cassano Magnago. Il pressare aveva dovuto fare almeno anche di Nicola Folgereiter e dei Lungo Degenti, Dainese e Matteo Moser. Nel frattempo, secondo 7 metri, ancora Nardin. Vedremo se riuscirà ad avere la meglio su Loizos ancora una volta. Stesso angolo, gol, stesso esito. 3-2 per il Sassari, sono trascorsi già 4 minuti di gioco. E ha firmato il pareggio Alessandro Dallago. Dallago che da quando è tornato ha permesso al Pressano di riprendere quel ritmo, quella grinta che era mancata con la sua assenza. Era mancata tantissimo per più di un mese, purtroppo, per le note vicende. Tra l'altro salutiamo il papà, che so che finalmente è su questi schermi e sta guardando questa partita. Ora fallo su Giongo nel giro palla. Sì, è tutto un altro Pressano con Dallago in campo, è chiaro, tutta un'altra velocità, tutta un'altra classe, tutta un'altra intensità. E speriamo di far bene come abbiamo fatto nella partita con Cassano, senza troppe palle perse, giocando molto bene a palla a mano. Ora palla da Lago, Argentin, scala per Fadanelli, vedete c'è tutto un altro giro palla. Palla da Lago che tira sugli appoggi, viene murato, palla al Sassari che va in contropiede, Stabellini che porta a 4 le reti del Sassari. 4-2 per il Sassari e 192esima rete in rosso-blu per Riccardo Stabellini, l'ex del match. Qui a Pressano 46 presenze e 258 realizzazioni per il terzino sinistro bolognese. Nel frattempo recupera palla il Pressano. È stato commesso un fallo. Brazza aveva già praticamente indirizzato la palla per il contropiede. Giallo neri in attacco con Fadanelli che giostra Sontacchi, ancora Fadanelli. Fadanelli serve Argentina, Argentin si incunea, serve Dallago, poi Fadanelli era troppo vicino a Argentin, è il palo a dirgli di no, la palla poi sbatte sulla schiena di Spanu, ricolpisce il palo e finisce nelle mani dell'estremo sardo. Ancora un delizioso gol, Fede Vieira che praticamente realizza una rete d'applausi. Fadanelli pronta la risposta sotto le gambe di Spanu, ma che gol aveva fatto qui Federico Vieira, tutta la classe cristallina di questo giocatore in questa realizzazione. Sì, un messaggio per i giovani, soprattutto per quelli che giocano col sinistro, vedere un mancino che oltre che verso il centro finta verso il centro e va verso l'esterno, partita di grande, bellissima azione, fa fuori il difensore e poi con un pallonetto delizioso fa secco Loizos, bellissimo da rivedere soprattutto per i giovani. Ora siamo un po' troppo teneri in difesa, non si può fare tirare Stabellini in questa maniera. Ora andiamo ancora in seconda fase, palla per il Pressano, 6-3, buona partita. Attacca Pressano, Fusina impartisce alcune direzioni ai propri giocatori, chiede di ricominciare il gioco. Aveva già puntato la difesa il Pressano, ha chiesto più calma Sandro Fusina. Ancora Fadanelli, Fadanelli cerca Dallago,
viene anticipato. Attenzione, poi qui passi di Pereira, cerca la ripartenza veloce il Pressano, viene fermato il gioco. Si lamenta Pereira, dice: non ho commesso quei passi, non li ho fatti, non era infrazione. Di diverso avviso i direttori di gara, che sono la coppia Regalia Greco. Palla di nuovo a Pressano, che può accorciare sul meno 2. Ancora dal lago, Fadanelli, sale anche Di Maggio che cerca la volante per Argentin. Colpisce però Vieira, palla ancora al Pressano. Vieira era praticamente nell'area dei 6 metri. Di Maggio per dal lago, Argentin parte, si sgancia, ma la sua conclusione non trova la porta. Palla persa anche dal Sassari, che ha cercato un contropiede per Nardin. In questo momento le due squadre sono allungate. Sontacchi si gira, Sontacchi da lì, Francesco, non sbaglia veramente quasi mai, trova la rete del 4-6. Sì, buona palla, buona transazione in contropiede, buona palla di Di Maggio per Sontacchi, che aveva tagliato dietro alla difesa di Sassari. Ci riportiamo due reti. Dobbiamo migliorare molto in difesa, siamo troppo teneri, dobbiamo ancora commettere forse il primo fallo. E con questi attaccanti qua, se non fai fallo, la partita è chiusa. Ancora Berzic, serve Vieira, l'albiceleste trova Braz, parata di Loizos, palla ancora al Sassari che la recupera, chiama lo schema Bruno Berzic, sta Bellini, taglia Taurian dall'ala, si piazza pivot, doppio pivot. Ancora Stabellini, il tiro, colpisce il pallone, la palla recuperata da Nardin, cerca il pallonetto, trova però un 7 metri. Giudicata irregolare la spintarella di Di Maggio, che si lamenta perché reputa eccessiva la decisione dei direttori di gara. Si lamenta anche Sandro Fusina. E ancora Nardin, che ha la possibilità di rifarsi. Entra però Facchinelli, chi chiude la porta col piede e poi la recupera Nardin, ma il piede era dentro. Ottima la parata di Facchinelli, che si esalta e viene applaudito dai compagni. Gli danno praticamente il 5 tutti gli atleti seduti in panchina. Ovazione per Simone Facchinelli, che dice di no a Nardin e consente ai compagni adesso di attaccare per il meno 1 dal lago. Serve Fadanelli, la traversa, digli di no, il tiro schiacciato, c'è Nardin libero, Pereira non lo vede, serve Stabellini. Stabellini cerca l'attacco su dal lago. Dal lago aveva tra l'altro provato a fermarlo. La palla finisce in rete, è 7-4, ristabilite le tre lunghezze di vantaggio in favore della formazione sarda. Chiama lo schema Fadanelli, uno dei migliori a Cassano Magnago, 6 reti per lui, un sottomano da andare a rivedere assolutamente, cercatelo nella videoteca di Eleven Sports. Una rete fantastica, genio, tecnica, imprevedibilità, talento, c'era tutto in quella rete di Nicola Fadanelli. Fermo il gioco, si riprenderà col Pressano che cerca la quinta rete. Ancora dal lago Argentin con Fadanelli che completa la linea dei terzi, il taglio di Giongo che si piazza a doppio pivot. Poi Fadanelli, serve Di Maggio, il palo colpito con violenza, a dire di no. Abbiamo perso il conteggio dei pali colpiti sia dal Pressano che dal Sassari, protagonisti oggi Legni del Palavispo. E qui parata ancora una volta di Loizos, Fadanelli che vede Sontacchi, Sontacchi non riesce a ricevere bene quel pallone che gli rimbalza, viene recuperato da Pereira che serve poi Nardin, rete, 8-4. 11 minuti e mezzo di gioco. Sassari che prova già la prima fuga. Qui ottima anche la parata di Spanu, a dire di no ad Alessandro Dallago. Sassari adesso più fomentato,
riesce a trovare la rete con maggiore facilità rispetto a un Bressano che tra pali e parate di Spano è in difficoltà e annaspa, Francesco. Sì, purtroppo dei gravi errori tecnici ancora. Sontacchi era da solo, il passaggio era, non era preciso, però un pivot lì la deve ricevere senza se, senza ma. Ora vediamo di migliorare. Io penso che dobbiamo migliorare moltissimo in difesa. Finché Vieira e Stabellini possono fare quello che vogliono, è molto difficile per noi rientrare in partita. E poi troppi errori tecnici in attacco. Fa bene mister Fusina a chiamare time out. Time out chiamato da Sandro Fusina. Vuole ragionarci su perché il parziale subito 9-4 è troppo pesante, soprattutto se paragonato alla precedente gara in cui era il Bressano ad essere andato in vantaggio per 8-1, parziale che di fatto aveva chiuso il match contro gli Amaranto di Davide Golez al Palatacca. Parla un po' con tutti i componenti della rosa Sandro Fusina. Vuole evitare quella che sarebbe la quarta sconfitta al Palavis, sinora 9 successi, solamente 3 passi falsi contro Conversano, Molteno e nell'ultima giocata proprio qui 30 giorni fa col Fasano. Un match che sembrava chiuso quando i pugliesi erano in vantaggio di 8 reti e che invece il Bressano ha riaperto proprio quando mancava poco alla fine, che poi ha perso di solamente 2 reti. Carica i suoi anche il vice coach Fadanelli, già schierato in difesa il Sassari. Prende posizione invece il Bressano, che vede anche Nicola Moser tra i protagonisti, ha rilevato il capitano Giongo. Adesso c'è Marzocchini a uomo su Dall'Ago, poi ritorna, c'era Fadanelli che aveva visto il buco e ci si voleva praticamente ficcare dentro. Ancora Marzocchini e poi la rete che non viene trovata da Fadanelli perché c'è Spanu a difendere la porta, ma c'è anche un fallo, era stato trattenuto. Anche Bomboi su Argentin, praticamente una 4-2. Francesco Fadanelli cerca il sottomano, il tiro viene rimpallato e smorzato dal costato di Braz. C'è anche Mbaye, praticamente Sassari fa attacco cambio difesa ed entra in attacco nella posizione di pivot un Lavisano Doc, Davide Campestrini, approdato quest'anno nella terra di Cnusa. Per lui poi 4 stagioni con la maglia dei Black Devils del Merano, lui che è cresciuto nel settore giovanile del Bressano. Classe 2000, Davide Campestrini. Attacca Brzic. Infrazione, Fadanelli, c'era Moser che stava correndo libero, Di Maggio. Fadanelli ha preferito servire la freccia del sud che trova un fallo. C'è una prateria per Nicola Moser, riparte adesso il Bressano. Più di un minuto e mezzo di gioco è trascorso dall'ultimo timeout chiamato da Sandro Fusina. Il risultato però è rimasto invariato, adesso Dall'Ago si alza il palo, ancora una volta una costante in questa partita. E Pereira che riparte, si alza e Pereira carica il tiro e trova la rete. La decima, 10-4 per Sassari. Non ha sortito gli effetti giusti questo timeout. No, fino adesso no. Ora entra Dantino a centrale, è entrato Nicola Moser alla sinistra, io credo soprattutto per la fase difensiva. Vediamo di cambiare qualche cosa in difesa, secondo me è lì il grosso ostacolo. Poi in attacco non dobbiamo perdere palloni. Ora palla all'ala che infila. Buona soluzione, 10-5, vediamo di tornare in partita e di migliorare, soprattutto vedo che c'è già un cambio in difesa, effettivamente passiamo in 3-2-1 con in punta Fadanelli,
secondo Nicola Moser e Dall'Ago, dietro Argentin. Vediamo di mettere in difficoltà Sassari con questa nuova difesa. E Nicola Moser che rileva un po' le doti del cugino Matteo dall'ala sinistra, infila Spanu. Adesso opportunità per accorciare ancora, c'è Di Maggio che cerca un pallonetto velleitare la sua conclusione, viene bloccato da Spanu. Spanu che si gasa, perché ovviamente quello era un mezzo affronto, ha vinto contro Di Maggio che è uno specialista poi dei pallonetti, quindi fa notizia anche l'errore, Francesco. Fa notizia l'errore e fa notizia anche la quinta parata di Spanu, che si sta ben comportando e l'opportunità che gli è stata data se la prende in pieno. Ora parata di Loizos, lui ha aggiunto la quarta parata. E prima hai detto bene te, un bellissimo duello, ha affittato l'uscita e poi invece è rientrato e ha parato il pallonetto di Di Maggio. Ora buona soluzione di Argentin, 10-6. Vediamo questa nuova difesa come lascia attaccare Sassari. Migueson sembrerebbe affermare Andrea Argentin, questa rete cercata, voluta, 10-6. Cambio di direzione. Poi aveva subito anche una spintarella. Trova la rete sotto le gambe di Spanu. Berzic! E qui gambetta di Nikoloizos, che dice di no al centrale e poi Fadanelli risponde. Sta succedendo di tutto in questi ultimi secondi. 10-7. Poi chiama il timeout Vosca, perché questo 2-0 rapido con cui il Bressano si è rifatto sotto preoccupa i sardi, che forse avevano abbassato un po' il tono, la stavano prendendo un po' sotto gamba. Poi hanno colpito anche la gamba di Nikoloizos, che pian piano sta prendendo il ritmo partita, e sappiamo bene che quando Loizos chiude la porta praticamente è come avere una saracinesca. Loizos che ha pareggiato i conti in fatto di parate con Spanus, è giunto anche lui alla quinta parata. E vede che il time out prima di Fusina, che sembrava all'inizio che non avesse sortito nessun effetto, invece ha messo in grossa difficoltà il Sassari, che non sta ancora attaccando molto bene questa 3-2-1. Ora sto vedendo Berzic che sta dando delle indicazioni ai suoi due terzini. E bravo mister Sandro Fusina a cambiare la difesa. Siamo quasi rientrati in partita, siamo a 3 punti e comunque ci stiamo difendendo. L'importante è giocare una buona palla a mano e dimostrare che anche noi ci siamo, che possiamo anche variare la difesa. Da 6-0 siamo passati in 3-2-1, siamo molto più convinti. Forse il Sassari pensava già di averla ipotecata questa partita. Ora vediamo la reazione di Sassari. E si riprende quindi con il rosso-blu in possesso palla dopo il timeout chiamato da Vosca. Berzic è lui il regista della squadra ospite. Lo scambio con Vera, poi Stabellini anticipato dal lago. Braz che esce, servito all'ala, poi volante. Viene colpito dal lago però, che era in volo. Fadanelli, c'è superiorità numerica per il Bressano che la sfrutta dall'ala. Chiste non riesce a bloccare il pallone, palla persa, occasione sprecata dal Bressano per portarsi addirittura sul meno 2. Berzic poi cerca il compagno ma viene fermato. Taurian era già pronto praticamente per partire e saltare dall'ala destra. Non aveva fatto i conti però Berzic con Nicola Moser, che ormai in difesa è uno specialista, Francesco. Sì, vedi come ha messo in difficoltà Vieira. E anche per loro è molto più difficile attaccare questa volta. Buona combinazione, un tiro mezzo parato dalla difesa e poi Loizos fa il resto. Ora attacchiamo, molto importante questo attacco. E Argentini infila la porta, Bressano a meno 2. Partita
che è tornata a essere una buona partita da parte del Bressano. Vediamo indicazioni dalla parte della panchina di Sassari. Ma vediamo che con questa difesa, l'ho visto subito, li abbiamo subito messi in grande difficoltà. Ora cambiano i terzini, entra Pereira, Taurian passa a terzino destro. A te Gianmarco. Giro palla ancora per Sassari, che ha subito un parziale adesso di 3-0, 3-1, perché Taurian si alza sotto le gambe di Loizos. Risponde però il Bressano, che reagisce subito con Fadanelli, protagonista assoluto del match. Nicola Fadanelli, 9-11. Fischiano gli arbitri. C'è stato un fallo, Sandro Dal Lago non ci va tanto leggero. Berzic dà indicazioni al compagno su come schierarsi in difesa. Si piazza tra primo e secondo, Brazza a destra tra Chistè e Dal Lago. Tajan Baye, capitano dei Sardi. Ancora Pereira col fisico, poi praticamente Taurian cambio di direzione e si prende beffa di Moser. Trova la seconda rete consecutiva, 12-9, più 3 per il Sassari. Fadanelli! Taurian da una parte, Fadanelli da un'altra. È diventato praticamente un dialogo tra i due. E si avvicendano adesso tra i pali Kiepulski e Spanu. Portiere polacco si riprende la sua area 3-2. Ovviamente Vosca è preoccupato, perché il Bressano sta facendo sul serio adesso. Il Sassari non riesce più a prendere quel passo che con leggera facilità stava praticamente prendendo. Era in vantaggio di 5, adesso è solo più 2. Perde anche palla Pereira, che aveva cercato Berzic. Adesso gioco servito, rete, la porta era quasi sguarnita. Si era allungato Kiepulski, meno 1, si è riaperto il match. Rimanete incollati agli schermi che ci stiate seguendo da Bressano, da Mezzocorona o come Anna e Salvatore da Gaeta. Rimanete su Eleven Sports, Bressano Sassari promette spettacolo. Berzic adesso difende più aggressivamente Bressano. Qui però Braz ha trovato lo spazio per infilare Loizos. 13-11. Fadanelli. Entra ancora Dantino. Si prende la regia. Riposo per Fadanelli, che sinora ha brillato e ha risposto a quelle che erano le fiammate di Taurian. Qui ammiriamo l'azione argentina per Dal Lago, rete, 13-12. Il cambio portieri sinora non ha fruttato. Il Sassari è comunque a più uno. Si arrabbia Kiepulski, perché non sta difendendo bene il Sassari, Francesco, assolutamente. Praticamente Bressano trova spazi dappertutto, anche il Sassari, a dire il vero. Sì, però hai visto bene te, Gianmarco, e c'è stato un calo di intensità da parte del Sassari difensivo. Noi di contro abbiamo aumentato la velocità nel giro palla, hanno pochi riferimenti in difesa. Vedi che cambia ancora difesa, ora mette Marzucchini in punta. Però, come ripeto, li stiamo mettendo in grandissima difficoltà. Stiamo difendendo molto molto meglio col cambio di difesa e stiamo attaccando molto molto meglio. Ora qua c'è un fallo da 2 minuti, molto bene gli arbitri fino adesso, c'è un fallo di 2 minuti su Dantino e Sassari resta con un giocatore in meno. Ero un po' preoccupato, mi sembrava fosse caduto male Dantino, invece tutto a posto. Vediamo di giocare una buona superiorità numerica ora. Anche perché, Francesco, da quando il Sassari difende 5-1, il Bressano ha trovato una maggiore velocità con Dantino, addirittura attacca più largo Dal Lago, perciò ci sono anche maggiori spazi da sfruttare. Sì, hai visto, stai diventando un grandissimo allenatore anche te. In questi spazi qua poi si lascia infilare l'Argentin, che a Cassano ha giocato una partita eccezionale tra attacco e difesa, e questi sono i risultati, 13 pari. In pochi l'avrebbero detto dopo 10 minuti.
ma io ti dico che è stato Sandro Fusini a cambiarla, soprattutto cambiando il modo di difendere, il modo di aggredire l'avversario, non è solo il modulo di difesa, proprio c'è un altro sguardo nelle fasi dei nostri giocatori, li stiamo mettendo in difficoltà. 14esimo timeout chiamato da Fusina, 9-5 per il Sassari, dopo 9 giri di lancette, pareggio 13-13 contro parziale di 8-4. Ha reagito bene il Pressano, all'inizio il suo timeout non aveva sortito un buon effetto perché il Sassari, perdonatemi, aveva trovato anche la rete del 10-5, ma nel lungo percorso praticamente il Pressano ha trovato quell'intensità, quel ritmo che gli ha permesso di ritornare in partita. Adesso deve difendersi dalle insidie sassaresi. Taurian, il tiro con la tibia, Nicolozos. Loizos che prima aveva effettuato una parata sul colpo di Reni. Fantastico Loizos, abbiamo detto, appena entra in partita i Sassari deve iniziare a preoccuparsi, perché Loizos è sì l'estremo difensore, ma anche colui da cui poi riparte l'azione del Pressano. Secondo me i due migliori portieri nettamente del campionato italiano si stanno affrontando oggi, Loizos e Kiepuski. Palla ancora Argentin che commette infrazione di passi. Questa non ci voleva, soprattutto in superiorità numerica. Abbiamo voluto fare qualcosa di strano invece che fare le cose semplici, e questi sono i risultati. Peccato. E come ci insegna la fotografia del campionato del Pressano, in superiorità numerica il Pressano non riesce mai ad approfittare, Francesco. Mai, quasi mai, diciamo, quasi mai, quasi mai. Purtroppo è una fase per noi indigesta. E si riparte allora da Taurian, sempre lui. Nel frattempo è entrato tra gli ospiti all'ala destra anche Andrea De Logu. Lui un ottimo rospetto, classe 2003, nelle nazionali giovanili. Poi rete di Stabellini. La seconda, Francesco. La terza, anzi, con questa. Stabellini, terza rete di Stabellini, buon attacco uno contro uno contro Dallago, hanno giocato una vita insieme e questa volta ha avuto ragione Stabellini. Si arrabbia molto il nostro portiere e questa volta c'ha ragione, perché avevamo trovato una buona intensità difensiva, un po' rovinata, ma comunque siamo in partita, sono molto fiducioso. Dallago si rifà subito con un gol all'angolino destro di Kiepuski, che è molto 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 arrabbiato con i suoi difensori. 14 pari, è Dallago a rispondere a Stabellini, praticamente si è preso una piccola rivincita. Anche questo, come suggerisse Francesco, un bellissimo duello, sono tanti duelli nel corso della partita, vedremo chi avrà la meglio. E ancora una volta Loizos, questa volta si avvale di tutto il corpo per fermare questa palla. Argentini serve Sottacchi che si gira, poi viene fermato da Mbaye e De Logu e trova un tiro dei sette meri. Si lamenta Berzic. È Dantino che rientra in campo per battere questo tiro dai sette metri. Affronterà Piotr Kiepulski. Mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. Bellissimo, delicatissimo Pascal Dantino, e primo vantaggio del match per il Pressano, 15-14. In realtà è il secondo dopo l'1-0 iniziale, ma dopo 26 minuti ritorna in vantaggio il Pressano. E qui il parziale diventa di 10-4. E chi se confoga si fa perdonare l'errore di presa di qualche minuto fa. Marco Chistè, anche lui tra le tante rivelazioni di questo campionato per quanto riguarda gli elementi del settore giovanile. Settore giovanile che sta sfornando tanti talenti. Qui Fadanelli cerca Sontacchi, l'aveva anche trovato il passaggio, il guizzo vincente, ma la palla era troppo velenosa. 15-15 con il Sassari che adesso ha l'opportunità di riportarsi avanti. E Taurian che affronta Giongo, poi qui cade forse anche con estrema facilità Taurian,
non sembrava tanto forte la presa di Giongo, che però lo ha colpito in faccia e quindi merita questa sospensione. Due minuti fuori. Prezzano che ricomincerà anche nel secondo tempo con un uomo in meno, perché il cronometro segna 28-17. Berzic per Taurian. Esce Campestrini, poi si piazza tra Moser e Argentin. Sabellini, rete, 16-15. L'aveva appoggiata in porta, trova un bellissimo gol. Sabellini, di nuovo in vantaggio il Sassari. Extra player per il Pressano. È una tattica che praticamente Sandro Fusino si avvale in ogni match in inferiorità numerica di usare. Sì. Dal lago, fermato da Campestrini. Ancora Tantino per Dal lago. Difende alto Marzocchini, poi Sontacchi, esce ancora Dal lago. Attenzione qui Marzocchini su Dal lago. Dal lago riesce a tenere il possesso. Argentin, la manona di Kepuscatino. E Sassari, che quando mancano 25 secondi al termine della prima frazione, ha la palla del più 2. Attenzione, Mbaye dall'ala, viene lasciato libero di tirare il pallonetto che ricorda un po' quello di Di Maggio nel primo tempo. Attenzione, Dal lago, Argentin deve tirare il Pressano, mancano 3 secondi, tira Argentin. Viene toccato in faccia, a dire il vero, Francesco Sabellini, che non condivide la scelta degli arbitri di assegnare un tiro dei 7 metri al Pressano. Tantino ha l'opportunità di pareggiare i conti. Questa volta è il tiro di potenza, 16-16, con cui le squadre tornano negli spogliatoi e noi andiamo a prenderci un sorso d'acqua, perché il secondo tempo promette scintille e fuoco. Rimanete qui su Eleven Sports.
Si ritorna in campo al Palavis per il secondo tempo di questo scoppiettante, entusiasmante Bressano-Sassari. 16-16 la prima frazione, con il Sassari che era scappato sul 10-5 e che poi è stato recuperato proprio all'ultimo secondo a tempo scaduto da Dantino, che dai 7 metri ha ciuffato il pareggio 16-16. Francesco, la fotografia invece di questo secondo tempo, cosa ti aspetti? Cosa mi aspetto? Mi aspetto una bellissima partita come è stato il primo tempo. Noi siamo partiti molto male in difesa, con pochissimi falli, con una 6-0 piata, e con questi attaccanti non si può. La mossa di Sandro Fusina è stata una mossa azzeccatissima. Siamo passati in 3-2-1 e abbiamo messo in grossa difficoltà il Sassari che è calato in difesa. Ora vediamo il secondo tempo, chi entra meglio, chi ha l'atteggiamento migliore. Io mi aspetto una bellissima partita. Attacca allora Dall'Ago, trova il passaggio per Nicola Moser, ma colpisce i piedi di Braz, pallone ancora in mano giallonera. Sono quelli di Dall'Ago adesso a passarla a Fadanelli, per l'Argentina ancora Fadanelli che vede Sontacchi esce, poi si ripiazza tra Pereira e Stabellini. Dall'Ago, Fadanelli, sempre Argentina, c'è lo spazio per Dall'Ago, la bellissima parata di Kebulski che poi la butta praticamente al lato. È quasi un corner quello che batte Nicola Moser, la palla viene recuperata da Braz. Troppo bassa e tesa la parabola di Nicola Moser. Pallone che ripassa al Sassari. Vera. Stabellini adesso in posizione di centrale. C'è Berzic nel ruolo di terzino sinistro per Nardin. Berzic. Nardin che taglia. Poi Vera alto. Viene commesso fallo nei suoi confronti e quindi ancora attacco sassarese. Altissimo anche Kiepulski, che è praticamente quasi alle spalle di Stabellini. Berzic, ancora il taglio di Nardin. Poi Stabellini, spazio per Vieira che riesce a districarsi dalla difesa di Moser. Trova anche la conclusione, ma trova anche le mani di Nicoloizos che poi la spedisce in rimessa laterale. Ancora pallone per Sassari che attacca da 1:20. Qui sfugge a Vera, si alza il braccio del passivo, ha già il fischietto in bocca il signor Greco. Poi rete di Stabellini, Sassari di nuovo in vantaggio 17-16, attacco prolungato e rete a firma di Riccardo Stabellini. Per lui passione per la cucina, addirittura è stato ospite di Sky non solo per le partite della nazionale italiana ma anche nella trasmissione La ricetta del campione a cura di Eleonora Cottarelli. Si è cimentato in una prova di pasticceria con lo chef Sebastiano Caridi, celebrità quindi della pallamano e anche della TV. Riccardo Stabellini, mentre Bressano attacca, Fadanelli, Argentina! Si getta Kiepulski, la palla praticamente lo beffa e si va a infilare lì nell'angolino in basso alla destra del portiere polacco. 17 pari, 3 giri di lancette, c'è Berzic che è ritornato nel ruolo di regista di questo attacco offensivo. Stabellini quasi a sussurrargli alle spalle Sandro Fusina. Berzic, la finta, poi Stabellini commette l'infrazione il Sassari. Francesco, 17 pari, le squadre stanno sprecando un bel po' di occasioni. Sì, ma stanno sprecando delle occasioni, ma anche merito delle due difese. Questa volta è stato fischiato un blocco irregolare. Mi piace sottolineare l'attacco di prima, una delle prime volte in cui abbiamo avuto pazienza. Sassari si è mosso molto bene in difesa. Noi siamo riusciti, girando palla, a creare lo spazio per Argentin, che si è infilato
e si è permesso di pareggiare. Ora cambio al centro, palla ad Antino e cambio di velocità per il nostro attacco. Dal lago d'Antino trova una rete fantastica! Sontacchi! Che si gira 18-17 per il Pressano. Rimette il muso davanti la squadra giallonera. E qui Vera va a concludere. Viene commesso fallo. E quindi tiro dai 7 metri. Teso Loizos, che adesso viene rilevato da Simone Facchinelli, protagonista nel primo tempo di una parata proprio su tiro dai 7 metri. Cambia il realizzatore. Si incarica della battuta Allan Pereira, nazionale anche lui azzurro. Il suo destro che questa volta va a insaccare il pareggio, 18 pari. Nulla può Facchinelli. D'Antino si è ripreso le chiavi della manovra. D'Antino adesso cede la sua posizione ad Argentin. Prima è stato propizio questo scambio di ruolo con D'Antino che aveva servito Sontacchi per il vantaggio giallonero. Adesso Dal Lago viene tirata la maglia di Sontacchi. Dal Lago c'era lo spazio, D'Antino lo cerca, poi chiude troppo il polso, la palla termina fuori, viene recuperata da Chepuschi che serve Pereira, il pallone però è troppo forte e lungo. D'Antino da dietro, viene recuperato da Viena. D'Antino, che rete di D'Antino, che viene spinto da Vieira, cerca lo stesso la conclusione, la palla che poi attraversa un varco tra le gambe di Kepulski ed è 19-18. Punto a punto, è questo il trend del match quando sono trascorsi ormai quasi 36 minuti dall'inizio delle danze. 19-18 per il Pressano, che ha avuto il merito di non mollare e di non demordere dopo il primo sostanzioso allungo del Sassari. Sassari adesso costretto a inseguire, che si organizza con Borzic, ancora Borzic, cerca una finta, viene fermato da Argentin. Quanta garra per Bruno Borzic! Fermano il gioco, si riprende. Brazza, praticamente la maglia distrutta, il collo è tiratissimo. Adesso Borzic, è lui che con le sue finte, i suoi cambi di direzione, Borzic, il sottomano e poi rete sul tapin vincente di Braz. Sassari agguanta il pareggio. C'era stata la conclusione di Berzic, che ha trovato lì sulla linea di porta Loizos, e poi sulla ribattuta, sul rimbalzo, Braz non ha sbagliato. E qui invece perde palla, era già in volo Capitan Giungo, poi Nardin, sì, e attenzione, si esalta qui Loizos. Ribaltamento di fronte, sembrava quasi certa la rete di Nardin, non aveva fatto però i conti con Nico Loizos. Ancora in attacco il Sassari, la palla era terminata e rimessa laterale. Ancora manovra affidata alle sapienti mani di Bruno Berzic, per lui due tricolori e due Coppe Italia. Double sia a Fasano che a Bolzano. Stabellini, qui fallo di Fadanelli. Borzic, che tra le altre ha indossato anche le maglie di Carpi, Siracusa, Girgenti, Brixen e Merano. Lui che è nato a Tucogno nel 1987 e che poi si è trasferito in Italia all'età di 6 anni, ha seguito il papà Vladimir Borzic, il professore, ed è cresciuto nel settore giovanile delle Stenze Ferrara. Berzic,
sempre Berzic, fermato molto bene da Fadanelli, servito Braz, Berzic qui ancora una volta fallo e ottiene una sospensione Fadanelli. 2 minuti al giovane centrale giallo-nero, giovane per modo di dire, perché lo è solo per quanto riguarda l'anagrafica, ormai è un veterano. Ormai è un veterano, non capisco questa esclusione di 2 minuti, stava mettendo in grossa difficoltà Berzic, comunque l'arbitro ha rilevato qualcosa, siamo in inferiorità numerica. Vorrei sottolineare 2 cose, per l'ennesima volta in superiorità numerica non siamo stati capaci di segnare, anzi abbiamo subito 1 rete per merito di Loizos, se no erano 2 le reti subite, proprio non ce la facciamo. Ora siamo in inferiorità numerica, vedrai Gianmarco che le cose andranno molto meglio, siamo in extra player, Loizos molto nervoso, lo vedo nervoso oggi. Probabilmente vede dei cali di tensione nella difesa giallonera, speriamo di riprendere la marcia che ci ha permesso di concludere bene il primo tempo e di chiudere le maglie. Un'altra cosa che vorrei sottolineare, prima la rete di Dantino, è stato molto bravo a proteggere la palla, a farsi far fallo da 2 minuti e da infilare la rete. Ora fallo su Argentin, riprendiamo di nuovo in extra play, rientra Dantino al posto di Loizos. Un combattente spartano Nicoloizos, anche se lui è nato a Salonicco, che chiede maggior concentrazione, invoca maggior determinazione ai compagni, che adesso hanno la possibilità di riportarsi avanti. Fermato in maniera irregolare Andrea Argentin, si riparte dalla linea dei 9 metri, è Sontacchi che rimette in gioco il pallone con Dantino, Argentin sempre dal lago. Poi c'è Di Maggio che serve Argentin, si alza, trova le mani di Spanu, però qui è lesto dal lago a riprendersi la palla con un rimbalzo spettacolare. Di Maggio dal lago, quasi in anticipo Taurian, poi palla comunque persa dal Sassari, Nardini questa volta in contropiede, vedremo se riuscirà a ribaltare l'esito, lo fa molto bene, 20-19. È Sassari che mette il muso avanti, 10 giri di lancette, mancano ancora 20 minuti, il match è molto lungo, il punteggio però, lo score è molto alto, basti pensare che la media reti stagionali, parliamo ovviamente di quelle subite dal Pressano, è di 23,5 e che 20 sono quelle subite nello scorso match dal Cassano. Dantino la girella rete, 20-20, Pereira non risponde alla telefonata di Dantino, ma comunque Sassari ha ancora il pallone e può riportarsi in vantaggio. Si avvicendano Berzic e Pereira, nel frattempo ritrova già da qualche decina di secondi la parità numerica il Pressano. Fadanelli in difesa su Berzic, qui dal lago a strattonare proprio Bruno Berzic. È sempre Bruno Berzic a incunearsi, trova lo spazio e un'altra sospensione per Andrea Argentin. Berzic con il suo gioco di gambe, con il suo cambio di direzione, con la sua velocità, la sua lestezza, praticamente si sta rivelando l'uomo in più per il Sassari, proprio perché riesce ad ottenere con facilità le sospensioni degli avversari che, cercando di fermarlo, commettono irregolarità. E quindi c'è anche un tiro dai 7 metri per Pereira che non sbaglia, 21-20. E Francesco che si annota anche questa rete di Pereira. Francesco, punto a punto, ma i Sassari è ritornato in vantaggio.
punto a punto, e hai detto bene te, Berzic che toglie le castagne dal fuoco per il Sassari, è lui che quando la difesa, quando la nostra difesa mette in difficoltà Sassari, questa volta con una bellissima finta di incrocio, ora palla al nostro pivot, buon passaggio di Fadanelli e difesa regolare su Sontacchi, dicevamo di Bruno Berzic, chiaramente l'uomo in più del Sassari, è Dani che è l'uomo in più delle sue squadre e riesce a risolvere le situazioni più intricate. Ora palla da Lago, palla d'Antino e parata di Spanu. Palla al Sassari. E Sassari che getta alle ortiche l'opportunità di allungare ancora di più e andare sul più due. Da quando è tornato Spanu, però, non è un caso che il Sassari abbia rimesso il muso avanti. In effetti ha ragione, anche per noi. Era un po' una novità, però noi non seguiamo tutti gli allenamenti. Chiaramente il ragazzo si sta meritando oggi di giocare perché è molto più positivo rispetto al suo grande amico Kepuski. Ora palla Fadanelli, qua c'era nettamente un fischio di rigore ma dello stesso avviso non è l'arbitro. Mister Fusina si arrabbia e secondo me anche ha ragione. Ora palla alla sinistra e grandissima parata. Qua c'era un fallo, ora la partita si sta innervosendo con la panchina di Sassari che sta saltando. 2 minuti per Brass. Nardin che aveva cercato la rosca, Loizos che invece ha intercettato il tiro e forse per anche sfogare il suo nervosismo aveva lanciato subito in contropiede Di Maggio. Palla che Di Maggio non è riuscito a ricevere perché era stato anticipato, ma poi nell'anticipo è stato anche spinto. Si è innervosita la situazione. Sospensione per Braz. Panchina sassarese che in realtà si era arrabbiata molto per il fischio. E quindi Pressano che adesso ha un uomo in più. E vedremo se poi saprà effettivamente sfruttare questa superiorità. Fadanelli per D'Antino, dal Lago, e qui dal Lago praticamente viene un po' strattonato sul pallone. Baie non aveva fatto i conti ovviamente con Nicolozos e Di Maggio si stufa un po' di questo impasse e segna la rete del 21-21. Quattordicesimo, 21 pari. Entra in campo Campestrini, extra player per il Sassari. Campestrini che rileva ovviamente Spanu. Berzic chiama lo schema. Si allarga adesso il Sassari ovviamente per sopperire alla mancanza di un uomo. Berzic, si stringono le maglie del Pressano. Berzic, giro palla, si alza il braccio del passivo. Pereira cerca la conclusione. Tiro che era anche abbastanza morbido, che si è rivelato insidioso, viene fischiato il fallo comunque. Campestrini per Pereira, deve affrettarsi a concludere il Sassari, lo fa con Pereira, il tiro però viene smorzato dalla difesa del Pressano, palla recuperata, qui Argentin riesce a recuperare una palla che era molto velenosa, il passaggio di Di Maggio era molto forte, si scusa infatti la Freccia del Sud col colosso di Vittorio Veneto. Fadanelli per Argentin per Dall'Ago, aveva cercato di entrare Dall'Ago, adesso Di Maggio si alza, c'è un fischio del commissario di campo. Che richiama il direttore di gara e discutono su una scelta, vedremo adesso cosa è accaduto. Sospensione, esclusione per Francesco Mbaia, il capitano del roster sassarese. Esce Campestrini. Siamo in doppia superiorità numerica per 5 secondi, ora rientra Brass. Siamo ancora in superiorità numerica, questa volta vediamo di sfruttarla bene. Vediamo,
palla d'Antino, questa volta è dal lago, Fadanelli in ala, Di Maggio e grande parata di Spanu. Oggi non va dall'ala destra. Da lì poteva certamente concludere meglio Adriano Di Maggio. Spanu era già in caduta libera nel momento in cui è andato a chiudere il polso Adriano Di Maggio. E Sassari che adesso attacca per altri due minuti con un uomo in meno, che è riuscita a sopperire alla mancanza del settimo uomo con un parziale di 1-0. Qui Loizos che sta salendo pian piano in cattedra, recupera però la palla De Logu, sempre Sassari in attacco, entra Berzic. Predica calma Bruno Berzic per Stabellini adesso. Taurian, Stabellini, Nardin, sale alto, si piazzerà, invece no, attacca Argentin, poi cerca di servire Bratzky, in qualche modo riceve quel pallone, però sempre gambeta di Nikoloizos. E poi il taglio di Di Maggio in area. E quindi cambio di possesso, un'ingenuità quella di Adriano Di Maggio, Francesco, che costa caro però ai gialloneri. Un'ingenuità colossale da un giocatore così esperto, non deve fare questi regali assolutamente. Quindicesima parata per Nikoloizos, che ci sta letteralmente tenendo ancora in partita. Un'altra cosa che voglio sottolineare, su 15 parate, su 5 respinte, la palla è andata al Sassari, segno di una grande disattenzione della nostra difesa. Partiamo tutti in contropiede e nessuno che recupera le palle, i palloni parati da Nikoloizos. Ora rigore per il Sassari, cambio di nuovo, entra Facchinelli e ora c'è il duello Pereira-Facchinelli. Pereira che nei due precedenti ha sempre avuto la meglio su Facchinelli, vedremo se riuscirà a invertire il trend. Simone Facchinelli che aveva già parato un rigore a Nardin, e non c'è due senza tre. Allan Pereira trova il 22-21, quindi vantaggio per i sassaresi. E Pressano che adesso attacca per cercare di ottenere l'immediato pareggio. Vedremo come terminerà questa azione offensiva degli uomini di Sandro Fusina. Attenzione dal lago per Argentin, c'è Fadanelli, la finta, poi Argentin, il tiro che viene smorzato da Pereira e Braz. Nel frattempo si gioca anche a Bressanone, 28esimo minuto del primo tempo. I biancoverdi di Sciutura conducono per 17-11 sul Fondi. Fondi che praticamente è obbligato alla vittoria, perché se oggi Siracusa e Panne Trieste dovessero ottenere un punto, significherebbe matematica retrocessione. Ovviamente questo si estende come discorso anche al Molteno, mentre spera ancora il Cingoli, che ha impegnato oggi contro l'Albero Siracusa. Allunga Bruno Berzic, 23-21 per i sardi. Dal lago si alza il ritmo del match, perché il Pressano adesso vuole rispondere, viene fermato il gioco per consentire l'asciugatura del parquet del Palavis. Sono tanti match sotto osservazione da entrambe le squadre. Il Pressano che punta ancora comunque al terzo posto, perché matematicamente è possibile. Osserva con attenzione sia l'esito di Brixen Fondi, ma anche quello di Bozen Siena e di Merano Fasano, mentre il Sassari deve cercare di difendersi dalle insidie proprio dei biancorossi di Mario Sporcic, che praticamente sono gli unici che possono aritmeticamente impensierirli. Giongo per Dallago la finta, cerca di entrare e ottiene un tiro dai 7 metri. Si lamentano
i sassaresi con il direttore di gara addirittura lo accerchiano, non condivide la scelta Pereira che esterna chiaramente il suo dissenso con un no. Dantino, chiede il cambio palla. E viene allora battezzato il secondo pallone di gara. Giongo che lo impecia in un gesto che vuole essere anche scaramantico. Dantino contro Spanu, obbligato a segnare Dantino con una fucilata, punisce proprio Spanu. Del 22-23, mancano ormai 10 minuti. Rimanete incollati agli schermi, ormai questo è un avviso che potremmo anche omettere di fare perché si sa che i match del Pressano al Palavista sono sempre carichi di sorprese. Berzic, c'è Dall'Ago a uomo su Stabellini, adesso rientra, c'è lo spazio, attenzione Stabellini, attenzione Berzic per Delogu. Stabellini, Stabellini che poi commette sfondo e quindi Pressano che con calma può riorganizzarsi e andare a cercare il pareggio. Fadanelli, attenzione qui Dall'Ago, c'era uno spazio enorme, ottimo anche il blocco di Nicola Folgheraiter che è chiamato in causa, è subito propizio, ma Dall'Ago trova ancora un altro tiro dai 7 metri, questa volta Dantino contro Spanu e invece no, e invece no. C'è Giongo che va a impeciare il pallone, questa volta è un rito scaramantico perché sembra confermarsi, c'è Dantino sempre sui 7 metri, uno specialista, cambia però l'avversario perché rientra Kiebuski. Andiamo a osservare questa esecuzione ed è una vera esecuzione. Ti faccio notare un particolare: sotto le gambe Kiebuski praticamente le prende sempre, cioè prende sempre questi gol. Mi sono espresso male, però soffre i tiri sotto le gambe il portiere polacco che viene adesso subito avvicendato da Spanu. Io dico solo che una giornata storta ci può stare per tutti, io questo portiere l'ho sempre visto parare, forse è l'effetto del paravis, mettiamola così. Ora grande uno contro uno di Stabellini contro Dall'Ago, risponde una bellissima battaglia, prima grandissimo gol di Dall'Ago che con una finta, di passaggio a Di Maggio è entrato e ha ottenuto l'ennesimo calcio di rigore. Restiamo ancora in partita, 8 minuti alla fine, siamo a una rete. Argentini che accusa qualche problema, aveva subito una botta al ginocchio ma rimane stoicamente in cambio, in campo, perdonateci. Attenzione Argentina, che rete su una gamba, poi lo sforzo è eccessivo, ha forse un crampo, c'è anche un crampo per Andrea Argentin, ma che combattente nato Andrea Argentin, veramente un guerriero. Avevamo esaltato prima le peculiarità di Nicolò Izos, ma praticamente c'è da aprire un capitolo intero, forse anche un libro, su Andrea Argentin che con mezza gamba fa un cambio di direzione, si incunea, entra, punisce sul secondo palo Spanu e trova la rete del 24-24, poi si accascia a terra perché oltre alla botta sul ginocchio ha anche un crampo. Subito Di Maggio lì a prendersi cura di Andreone, speriamo che possa risolvere al più presto questo guaio muscolare Andrea Argentin ai fini dello spettacolo, perché 24-24 quando mancano 7 minuti e 34 secondi si rialza Argentin, non ce la fa però a riprendere il gioco, si alza subito Alberto Gazzini che in questi ultimi match praticamente è salito lì sul piedistallo sia a livello difensivo che anche a livello offensivo perché ha trovato qualche rete.
lui che praticamente sulla linea dei 6 metri negli ultimi 3-4 match era insuperabile. Sì, sì, hai detto bene Gianmarco, ora sono molto curioso di vedere come affronta questa parte finale della partita. Non è facile entrare così a freddo, giocare gli ultimi 8 minuti, ma Argentina ha dato proprio tutto e il crampo ce l'aveva già da prima, eppure è riuscito ancora a battere la difesa del Sassari, a riportarci in parità. Lui l'esempio l'ha dato e ora tocca ai giovani, vediamo i giovani. Subito Gazzini impegnato contro Stabellini e lo tiene subito. Si carica l'atleta di Mori, fino adesso poco utilizzato in questa partita. Ricordiamo che poi gioca anche la nostra Under 19 e forse anche un rischio calcolato. Ora un rigore molto 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 discutibile su Stabellini, ma così ha deciso l'arbitro. Vediamo di pararlo. E rientra in campo Pereira, che ormai si occupa solo dell'esecuzione di questi tiri dei 7 metri. Un fisico imponente che ovviamente bisogna anche saper preservare, perciò gli viene concesso maggior riposo. Pereira contro Loizos e stavolta Loizos con la mano nega la gioia della rete a Pereira, che aveva cercato il quarto gioiello dai 7 metri e invece Loizos ha di negarsi. La palla però finisce rimessa laterale ancora per il Sassari. Stabellini, la finta di tiro Stabellini per Berzic che ancora una volta cerca di rendersi letale. Stabellini trova De Logu dall'ala fuori, aveva dato l'impressione della rete, poi Gazzini viene escluso per 2 minuti, il numero 19 giallo-nero deve rimanere in panca per 120 secondi. Rientrerà 25-47. Dall'Ago che conversa con Fusina sulla soluzione da adottare in attacco. Extra player, entra Dantino. Momento delicato, se ne accorge Sandro Fusina, che adesso deve organizzare il tutto per sopperire alla mancanza di un uomo, ricordiamo l'esclusione di Alberto Gazzini. E qui quando mancano 5 minuti e 57, Francesco, di cosa si deve parlare? Di cosa si deve parlare? Cerchiamo di risolvere questa situazione, siamo uno in meno, ma sono meno preoccupato di quando siamo uno in più, perché lì non riusciamo assolutamente a risolvere la questione. Ora uno in meno, mister Fusina sta dando le indicazioni, è inutile dire che il prossimo attacco è molto 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 importante, bisogna riuscire ad andare a giocare anche col cronometro, riuscire a far passare i 2 minuti, non è facile senza andare in passivo, cosa che probabilmente Sassari sta organizzando difensivamente per mandarci in passivo, ma sono molto fiducioso. Abbiamo i due piccoletti in campo. Argentina, abbiamo detto, ha dato l'esempio fino alla fine, lo vediamo ancora claudicante, curato dal nostro dottore, e comunque io sono molto fiducioso per questo finale di partita. La palla ce l'abbiamo in mano noi e la palla in questo momento vale oro. Francesco, che non è assolutamente scaramantico, sta già toccando ferro. C'è da ammettere che il Bressano, in superiorità numerica in attacco, non riesce quasi mai ad essere efficace, ma in inferiorità numerica spesso riesce a risolvere le partite, e quindi questo potrebbe essere un momento sì delicato ma anche propizio per i gialloneri. Fadanelli e Fusina conversano, è proprio il vice coach Lavisano che dà indicazioni a Dall'Ago. Ancora Dall'Ago per Dantino, che però viene fermato, e adesso il tiro di Spanu, una conclusione azzardata, per carità ci stava tutta la conclusione perché ovviamente a porta sguarnita bisognava un po' approfittare di questa ghiotta opportunità, però Spanu ha praticamente sparato un missile
che è terminato fuori misura e al lato dal lago. Finta poi per Giongo, l'assist delicato, attenzione Di Maggio, poi non riesce ad avere la meglio. Sprecano tanto le due squadre, è un momento tesissimo. Qui gioca addirittura, era riuscito a difendere, c'è anche Loizos a dire il vero sui 6 metri. Fallo, tiro dai 7 metri, è Pereira che chiede indicazioni. Braz, sembrava lui l'incaricato, cede il pallone proprio a Pereira, fresco di errore. Pereira che nel frattempo è ritornato, perché adesso serve tutta la massa dei difensori sassaresi, e Pereira con la sua imponenza può rivelarsi determinante. Vedremo se riuscirà ad esserlo anche in fase offensiva con questo tiro dai 7 metri. C'è sempre Loizos ad affrontarlo, Loizos contro Pereira, e questa volta angolino in basso a destra. 25-24 per Sassari, 25-24 è anche il minuto e il secondo in cui ha realizzato la rete Allan Pereira. Fadanelli per Dantino, ancora con un uomo in meno, termina proprio adesso l'inferiorità del Pressano. Dal lago era però dentro l'area, forse in baie, qui contropiede e rete di Braz. 26-24, viene però fermato il gioco perché è rimasto a terra Spano, carica i suoi Braz, si alza il commissario di gara. Si lamenta con veemenza Fusina. Francesco, cosa c'è stato? Perché sembrava che Baie fosse in area, però c'è stata anche una spinta da dietro. Spinta da dietro, 2 minuti in rigore, ma questi due arbitri, eccezionali come sempre, permalosi come sempre, sbagliano per 2 volte consecutive ai nostri danni. Complimenti, complimenti, complimenti a questi due grandi arbitri. Non si può rovinare una partita così, era un fallo nettissimo dei 2 minuti. Ora vediamo come la risolvono questi due grandi arbitri. Naturalmente loro non vedono più niente da qui alla fine della partita, mi dispiace tantissimo. Avevamo fatto anche un buon arbitraggio, ma questa volta sono troppo permalosi. Non si può protestare assolutamente con questi due arbitri. Un errore grossolano e macroscopico, quello dei direttori di gara, che praticamente hanno impedito al Pressano di ottenere la possibilità di andare a impattare. Poi sul contropiede che ne è conseguito, Braz allungato su +2, adesso anche su +3 potrebbe andare il Sassari. Berzic serve Braz, viene fermato molto bene da Giongo, fallo che ha in effetti tirato la maglia, quindi si parte dai 9 metri, adesso fiscalissimi per questa battuta dai 9 metri. Sabellini cerca Vieira, Braz per Sabellini, fermato. Ancora Sabellini, si alza il braccio del passivo, deve affrettarsi a concludere il Sassari. Berzic trova la volante per Taurian, il pallone colpisce la traversa dal lago, poi qui grossolana l'ingenuità e c'è Berzic che non perdona, intercetta il pallone, si invola in rete e trova il 27-24, allunga il Sassari. Mancano 2 minuti e 40 secondi, prende la rotta della Sardegna il match. Vedremo però se il Pressano riuscirà a invertire la tendenza e ottenere perlomeno il pareggio. C'è un time out, si è innervosita la gara dopo l'errore da parte degli arbitri. Ripetiamo, è un errore che può capitare, però è capitato nel frangente più pericoloso, perché ovviamente quando si ha la possibilità di pareggiare e poi si va sotto di 2, si innervosisce la gara, perché il Pressano da lì ha perso praticamente la bussola, ha subito anche
un errore in fase di impostazione, il passaggio di Dall'Ago è finito nelle mani di Barzic, è allungato su più 3, e quindi Sassari che inizia a intravedere la vittoria. Vedremo come reagirà il Pressano. Col Pressano non c'è mai da tirare i remi in barca, perché come hanno dimostrato anche altri match, in particolare quello casalingo col Cassano Magnago, il Pressano non molla fino all'ultimo secondo. Tantino, Folgheraiter, Fadanelli, il tiro, palla fuori, finisce al lato la sua conclusione, conclusione che forse mette fine anche alle ambizioni di vittoria del Pressano, che adesso difende a uomo, ma manca 1 minuto e 10 secondi, 70 secondi alla fine. Berzic trova Stabellini, Stabellini serve Nardin che chiude con questo 28-24 qualsiasi velleità di vittoria della formazione cara al presidente Lamberto Giungo. Fadanelli adesso deve cercare comunque di limare il risultato, il Pressano, una sconfitta che giunge proprio negli ultimi minuti di gioco, il Pressano che aveva avuto il merito di riacciuffare non solo il pareggio ma anche il vantaggio che poi non è riuscito a sfruttare. Qui Dantino per il 25-28, nel frattempo mancano 30 secondi e si preparano a festeggiare gli atleti del Sassari. Non molla ancora il Pressano, Dantino a uomo su Pereira, Viera che adesso cerca di gestire il vantaggio sino alla fine, Nardin, scorrono i secondi, ne mancano solamente 10, servito Nardin sulla linea di 6 metri, trattenuto da Di Maggio, mancano 4 secondi, cerca il cost to cost Loizos, ma il pallone non giunge a Dantino. Termina 28-25 il match in favore del Sassari, seconda vittoria per Lorenzo Vosca che aveva rilevato Passino e vinto al Pala Santa Maria di Fondi, e sembra proprio che il traghettatore, vice coach, adesso coach ad interim del Sassari, sia sinonimo di vittoria. 2 punti per la Raimond Sassari che sale a 36, mentre il Pressano rimane inchiodato a quota 26 punti e rischia il sorpasso del Merano, e ovviamente deve stare attento anche ad altri risultati. Un commento a caldo mentre l'under 19 del Pressano va negli spogliatoi a cambiarsi. Dopo ci sarà un match molto importante anche per loro, che si sono già comunque qualificati alle finali nazionali che si terranno a Chieti. Francesco, cosa non è andato al di là degli errori arbitrali nel finale? Dove deve invertire invece la rotta il Pressano? No, ma noi abbiamo giocato una buonissima partita. Mi ripeto, io me la sono presa con gli arbitri, questi errori ci stanno, certi tipi di errori non ci possono stare, perché due azioni uguali e in 30 secondi valutate in maniera diversa, e mi sembra che gli arbitri in campo sono sempre quelli, si riguardino questa partita. Noi abbiamo disputato una grandissima partita, non siamo chiaramente a livello del Sassari, però oggi ce la siamo giocata e abbiamo meritato di giocarsela fino alla fine. Complimenti, complimenti ai nostri ragazzi. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 29 maggio per Pressano Cingoli. Sabato invece sarà ospite del Siena, quindi affronterà l'ex Branko Dumnic e ovviamente il terzino Bozidan Nikočević, il Pressano. Noi vi salutiamo. Ha vinto il Sassari 28-25, si è imposto qui al Palavis. Buona serata a tutti.